Mister Cerbone, partenza ad handicap, poi invece avete ribaltato il risultato e poi un 2-2 che forse lascia l'amaro in bocca. Sì, lascia l'amaro in bocca per la prestazione, non per le occasioni da rete, onestamente. Noi abbiamo fatto la gara, abbiamo tenuto palla, abbiamo provato anche quando siamo andati sotto a non perdere la pazienza, ad avere grande lucidità, pur avendo in campo tanti giovani, c'è una media bassissima, cioè giocavano anche fatti esordire un 95. Da titolare. Davanti avevamo due ragazzini più mastino, quindi io devo dire che sono molto soddisfatto. È quello che ho detto ai miei giocatori alla fine del primo tempo, perché stavamo facendo bene, stavamo facendo la gara contro una squadra importante, contro una squadra di talento. Siamo andati sotto per un errore grossolano, ma quello ci sta. L'importante è che non abbiamo perso la testa, e questa è una cosa che mi ha fatto molto ma molto piacere, perché poteva ammazzare un toro quel gol, per esempio, fatto in quel modo, quell'autorete da dir poco clamorosa. Certo. Nel primo tempo siete piaciuti sul piano della manovra, però vi mancava il tocco finale, quello che c'è stato all'inizio del secondo tempo quando Mastino ha smarcato Meloni per quel bellissimo gol del pareggio. C'è stato, ma abbiamo cambiato passo, abbiamo capito che l'unico modo era dare più incisività, essere più dinamici negli ultimi 20 metri, perché non avendo un ariete lì davanti, avendo un ragazzino alto 1,55 m, è chiaro che diventa il gioco, lo devi svolgere tutto palla a terra in velocità, ma se non lo fai in velocità e lo fai con un tempo in più, è chiaro che l'avversario ti prende le misure. Invece nella prima parte e seconda abbiamo fatto bene, perché siamo stati molto più dinamici, abbiamo attaccato gli spazi con più cattiveria e abbiamo pareggiato, siamo andati sopra meritatamente. Poi abbiamo speso tantissimo, è chiaro, come diceva il collega, lo fai tre cambi, il Seraggio sta fatto tre cambi mettendo in campo giocatori di estrema qualità, ti danno una mano in un momento del campionato dove reggere già arrivare a 65-70 minuti è già tanta roba, e noi proprio verso il 70esimo ci siamo un po' calati, ma fisiologico ci sta, abbiamo preso il gol, quindi, però sono contento per quanto riguarda la prestazione, perché c'è stata una crescita importante, anche per i miei ragazzi, per tutti i più giovani che oggi hanno anche esordito, questo genera entusiasmo, risultato, perché fare 4 punti in 2 partite non era semplice, perché noi veniamo, cioè, come società veniamo da un'annata un po' particolare, un po' disgraziata, quindi bisognava partire e creare entusiasmo, e speriamo di continuare a farlo. Ecco, nelle prime 2 giornate c'è un giocatore che sta facendo la differenza, Giuseppe Mastino. Questa differenza la sta facendo anche per merito dell'allenatore. Ci risulta che dopo non aver firmato con la Torres vi siete mossi per andare a prenderlo e portarlo al campo. Sì, va bene, questo ci sta, perché quando un giocatore è forte ed è un giocatore del talento puro, stiamo parlando, è un allenatore che lo conosce bene, in questo caso io non trovo niente di strano di cercare di convincerlo a portarlo, cioè per lottare per la nostra causa. Mastino è un giocatore che a mio modesto avviso in questa categoria non ci fa nulla, adesso lo sta dimostrando, ma può far meglio, è chiaro che ha bisogno un po' di più aiuto in fase offensiva, adesso noi stiamo lavorando per quanto riguarda questo discorso, e cercheremo nel più breve tempo possibile di dare anche supporto a Mastino, perché sennò dopo diventa un problema, che tutto l'attacco diventa troppo pesante per lui portare tutti sulle spalle, quindi parliamo di un giocatore che non si discute, io non sto a giudicare le scelte degli altri, ce l'ho io, me lo tengo io, sono andato a prenderlo e sono ben contento di averlo fatto. Ma poi dietro bene i due centrali, non hanno fatto passare un pallone di testa, e a centrocampo Steri e Gavioli toccano la palla come pochi. Stiamo crescendo, poi io a me mi preme sottolineare che il Silagius davanti c'ha Sanna e Fego, sono due giocatori che secondo me, ripeto sempre, secondo me questo video, sono in assoluto i migliori in questa categoria, quindi devo fare i complimenti ai miei difensori, ai miei centrocampisti e anche ai miei tre piccoletti davanti, perché abbiamo reso la vita difficile a una squadra importante. Però poi entra Melis, anche lui è un grande giocatore, e lì arriva il pareggio. Entra Melis, fa valere quella che è la sua qualità, e il momento dove noi siamo calati fisicamente ci fa gol, ma questo fa parte del gioco. Ripeto, mi fa ben sperare la reazione, non abbiamo perso la testa dopo aver preso gol, che poteva succedere. Anche la padronanza. La padronanza, piace. Abbiamo continuato a giocare da dietro, basso, tenendo palla, sbagliando, perché fa parte del gioco, siamo solo alla seconda domenica. A 30 e passa gradi. È una squadra decisamente rinnovata, quindi
Quindi io ripeto, sono molto ma molto soddisfatto, però non abbasso la guardia perché non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo solo aumentare la capacità di minuti, che adesso è intorno ai 65-70, dobbiamo aumentare in fretta perché noi se vogliamo proporre il gioco in un certo modo bisogna aumentare in fretta. Mister, domenica contro? Andiamo a Sora, un'altra partita di cartello contro una squadra che comunque in casa sa farsi rispettare, ma noi andremo per proporre il nostro gioco, cercare di mettere in difficoltà un avversario. Che tanto sta crescendo anche l'autostima. Sta crescendo l'autostima perché durante la settimana si lavora con intensità, si lavora con voglia, stiamo generando entusiasmo, tutta la piazza ne ha bisogno, dopo quello successo l'anno scorso. Bisogna solo continuare così e sperare che in settimana ci arrivi qualche aiutino, perché davanti siamo veramente contati. Va bene, grazie mister, in bocca al lupo per il campionato. Crepe, crepe.